Cari amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo approfondimento. Oggi puntata speciale dal sapore internazionale perché abbiamo l'onore e il piacere di avere in collegamento con noi dagli Stati Uniti d'America il giornalista investigativo Jack Maxey. Grazie Jack per essere con noi. Thank you for being with us. Thank you for having me. Grazie per avermi invitati. Jack Maxey è uno dei giornalisti che di più si è occupato delle vicende che riguardano Hunter Biden, figlio problematico dell'attuale presidente degli Stati Uniti d'America, che aveva degli affari, curava degli affari non proprio chiarissimi in Ucraina e non solo. Voglio chiedere a Jack Maxey chi è per davvero Hunter Biden, qual è il ruolo di Hunter Biden all'interno nell'equilibrio generale della politica della famiglia dell'attuale presidente degli Stati Uniti d'America. Who is really Hunter Biden? What is his role in this position with respect to the whole family of Biden, with respect to the whole family? Well, I try to describe it this way, and I imagine your viewers have seen the American TV show The Sopranos, which was a story about a mob family in New Jersey. And there was a character down there called Christopher Molisante, who worked for Tony Soprano. That was Hunter's role. He was the bag man, he was the intermediary between the mob boss, who would be Joe Biden, and the crime family, which would be the Biden family, and to a much larger extent, political figures across the spectrum in the United States are also corrupted all over this laptop, as well as global figures. Ho capito quasi tutto. Allora, forse in America c'è un TV show Soprano, chiamato Soprano TV, che è piuttosto popolare, e parla di una famiglia che ha contatti con una famiglia anche di criminali, è Monsanto, e lui, Biden, è sostanzialmente la persona cattiva, la persona che commette crimini. Però non ho capito tutto di questo, perché non conosco bene questo show. Lo rispecificherò. Sì, Qual no, i è, no? Soprano sono una serie TV di una famiglia paramafiosa, diciamo, ecco, Ok. molto conosciuta in Italia, sì. Ecco, è molto chiara Perdonami. come immagine, c'è poco da interpretare. Ecco, presento naturalmente anche carissima Paola Maldi che mi accompagna sempre in queste importanti interviste. Quindi abbiamo capito che Hunter Biden è un personaggio pericoloso, ecco, dangerous, mi pare che si dice in inglese, Hunter Biden. Cosa ci faceva questo personaggio così strano in Ucraina, dentro una società energetica chiamata Burisma. Come ci finisce lì, Jack Maxey? How come Hunter Biden was involved in the energy provider society in Ukraine called Burisma? What was his role? What was he doing there? He was there to provide cover for basically a company in Ukraine, which was criminal. You remember their chairman awarded himself the gas rights to half of Ukraine. They were trying to get those mineral rights. And Hunter was there, I think, to provide kind of a shield for that corporation from prosecutors in Ukraine and even from questions from the West. Un po' sono io, un po' e ogni tanto perdo qualche sillaba. Allora, sostanzialmente il ruolo di Biden in questa compagnia era quella di coprire delle attività criminali della società stessa. E il chairman si è auto attribuito una sorta di... Purtroppo non ho capito, c'è un problema un pochino di audio, forse sono io? Ecco, forse si è attribuito una Sì. somma molto cospicua, voleva dire, perché prendeva 50.000 dollari al mese. Io lo richiedo, ma non credo. You're talking about the chairman who awarded himself with. Can you please repeat? Because the audio is not very good. It might be on my side. The chairman of Burisma was, prior to that, the interior minister of Ukraine. While in that role, he awarded himself the mineral rights to about half of Ukraine and essentially all of Crimea. Ok, no, no, il chairman della società era precedentemente il ministro interno dell'Ucraina e si è attribuito l'accesso alle fonti energetiche minerarie di una parte dell'Ucraina e della Crimea. Ha avuto un ruolo la famiglia Biden nel fomentare la cosiddetta rivolta di Piazza Maidan?
What has been the role, if any, of the Biden family in the uprising of the Maidan Square? Well, I'm not sure about that. I don't have anything about that on the laptop. But here's something quite interesting. We spent a lot of time complaining about the Russian invasion of Crimea, but a large proportion of the assets of Burisma are based in that occupied region. The Russians have never made them stop producing gas. They are still profitable. They are still making money. Now, if the Crimea had never been taken, more than likely the Ukrainians would have seized back those assets. So in some ways, you could say that the invasion of Crimea benefited Burisma. And remember, the United States government did nothing but move their mouths when it came to defending that region. Okay. Veramente non può rispondere alla tua domanda perché non fa parte di quello che lui ha scoperto guardando nel laptop di Hunter. Però quello che lui può dire è che la Russia ha invaso che per una grande parte la Russia ha lasciato libera ancora l'Ucraina di produrre l'energia, di produrre il petrolio, no? La raffineria, mi sembra. E se la Russia avesse voluto, avrebbe potuto fermarli invadendo ancora di più la Crimea, invece di fatto ha lasciato di fatto l'industria vivere, sopravvivere, sì. E a beneficio degli ucraini. Ecco, a proposito magari l'Ucraina non è proprio la questione che più ha seguito Jack Maxey, ma in ogni caso noi sappiamo che Biden ha dato del killer a Vladimir Putin, ma nel 2014 c'è stata una strage ad Odessa di nazionalisti ucraini e pochi giorni prima Biden aveva visitato l'Ucraina. Lui sa se c'è un rapporto fra questi due fatti, cioè fra la visita di Biden in Ucraina e la successiva strage di Odessa. Do you think, okay, we know that in 2014 there has been an uprise, and in fact there has been a slaughter of in Odessa. And do you know that there is any relationship between the Biden visit to Ukraine and then the later manslaughter in Odessa? I'm sorry, could you ask that again? I just missed the last part of that from the audio. Sì, yes, lo so, l'audio non è... Francesco, scusami, puoi dire l'ultima parte della domanda? Cioè il rapporto tra la visita di Biden in Ucraina, hai detto? Sì, noi sappiamo che nel maggio del 2014 c'è stata una gravissima strage ad Odessa organizzata da nazionalisti ucraini proprio nel periodo nel quale c'era questo cambiamento di equilibri politici. E siccome Biden si era interessato molto e aveva visitato spesso l'Ucraina in quel periodo, volevo sapere se lui sa se esiste un rapporto fra questi due, cioè fra le continue visite di Biden in Ucraina e poi, diciamo, queste reazioni, questi avvenimenti così gravi. Biden has been visiting Ukraine quite often in the years around 2014 and following. At that time, there has been a quite important manslaughter in Odessa. So do you think that there is any relationship between the killing, the mass killing that happened in Odessa in 2014 and the successive numbers of visits that Biden did in Ukraine around that time? Well, you remember that Barack Obama gave Ukraine to Joe Biden as part of his portfolio. I imagine that obviously after the uprising and the revolution in 2014 and the massacre in Odessa, that this was part of his portfolio. So yes, I imagine that all of it was related to Joe Biden getting the job. Sì, vi ricorderete che Obama ha consegnato a Joe Biden come parte del portfolio la situazione appunto in Ucraina e tra l'altro dopo questo massacro che c'è stato in Ucraina, in quel momento, dopo di questo massacro, è avvenuto il passaggio da Obama a Joe Biden e sicuramente nel portfolio di Joe Biden, in parte dei compiti che lui ha ricevuto, c'era proprio il controllo di questa situazione. Abbiamo saputo che prima sotto la campagna elettorale era venuta fuori la notizia
dell'apertura di un'inchiesta, mi pare della procura del Delaware, se non sbaglio si chiama così, su Hunter Biden. Ci sono notizie su questa inchiesta? È andata avanti? È stata fermata? Before during the electoral campaign, we have heard that there has been an inquiry or a legal inquiry open, and there were that maybe about Hunter Biden. Has anything ever happened to that inquiry, to that legal inquiry? To date, I have heard nothing. They've claimed that they're investigating him for tax fraud, and they mentioned about $450,000. I think they need to add another three zeros to that. Ha detto che al momento non ha sentito nulla, dice che è indagato per una frode di tasse di circa 450.000, ma dice che bisogna aggiungere tre zeri a questa cifra. Si dice di Biden che i suoi interessi di Hunter Biden spaziavano dall'Ucraina alla Cina. Però adesso il padre sta facendo la voce grossa contro la Cina. Abbiamo visto come tutti i giornali occidentali stiano indicando proprio Xi Jinping come il nemico principale. Esistono rapporti di affari o sono esistiti fra la famiglia Biden e il Partito Comunista Cinese? We have been told that we heard that Hunter Biden used to have business between Ukraine, used to go from Ukraine to China. And we've also heard that the Biden family has been having relationship with China. However, lately, it sounds as though the president of the United States is raising his voice against China. And so what do you think that the relationship between the family, Biden family, and China and business there? Do you think there is any relationship? I believe that Hunter was hired by Burisma on behalf of China. I believe Hunter was hired by the Kazakhstanis on behalf of China. I believe Hunter was hired by the Romanians on behalf of China. They always put someone in the middle in order to pay their bribes. In order to pay? To pay their bribes, to. Capito come dire? Ti vede bravo. E allora, lui crede che Biden, Hunter Biden sia stato posizionato al Prisma in Ucraina dalla Cina, che sia andato col Kyrgyzstan posizionato lì dalla Cina, che sia stato messo in Romania, sempre lì posizionato dalla Cina. Cioè Hunter Biden è stato, diciamo, il mediatore attraverso cui la Cina poteva corrompere. Ecco, ma perché adesso allora il padre dichiara, insomma, perlomeno a parole, mette nel mirino la Cina? Se lui sa di poter essere ricattato dai cinesi, non è per lui un rischio quello di fare la voce grossa se sa di poter essere ricattato? Why then Biden, the president, is now sort of targeting Chinese? Isn't there a risk of being blackmailed by the Chinese as they know that they have been corrupted essentially? Don't you think that Biden should be fearful of being blackmailed by Chinese? I think he should be fearful, perhaps, of being blackmailed by China, but as long as he does their bidding, what does he have to fear? Look at Europe. The first thing that Joe Biden did was take away the sanctions on Gerhard Schroeder and the members of the board of Nord Stream. And now you're going to have Nord Stream 2. So Russia, the enemy of Europe, theoretically, controls the extension cord for all the power of Europe in the next 5 years. It's over. Why are you going to have war with somebody who controls your energy source? Dunque, lui dice non deve avere paura di essere ricattato perché lui continua a fare gli interessi della Cina e dà due esempi che però non ho capito bene, uno è di Gerhard Schröder e l'altro si riferisce alla connessione tra la Russia, al gasdotto tra la Russia e il resto dell'Europa. Io La posso richiedere Germania, perché. forse del Nord Stream 2, sta dicendo. Se gli vuoi chiedere di nuovo, Paola, per precisione, Oggi faccio fatica. Sorry, Mr. Jack, I have a bit of difficulties in getting the audio. Can you please give me again the details of the connection between Russia tunnel
and the Russia connection between Russia and Germany? Well, what you're talking about? You have Nord Stream 2 is about to go online. President Biden has not opposed it. It was opposed during the Trump administration. I'm using Russia as an example of Joe Biden's spine or lack of spine. Yes. He claims that he's going to be tough on Putin, but he has not been tough on Putin. You have to remember both Ukraine and China were part of Joe Biden's portfolio. He failed in both places. And Hunter got rich in both places. Mm-hmm. E l'ha ripetuto in modo diverso, cioè ha detto in realtà sia la Cina che la Russia, in entrambi i casi, Biden manca di spina dorsale, di fatto non sta difendendo gli interessi degli Stati Uniti, anzi in questo momento sia con la Russia sia nei confronti della Cina, Hunter sta arricchendosi di fatto. Quindi, ma lui parlava prima del gasdotto Nord Stream 2, i Biden hanno un interesse economico diretto nella costruzione di questo canale, cioè fanno la voce grossa, dire sono nemici la Russia e la Cina, ma poi gli consentono alla Germania di completare questo gasdotto perché loro si arricchiscono privatamente, questo è il senso. Are you saying that in fact the Biden family has private interest in the gasdotto between Russia and Germany, that yes, Russia and Germany, so apparently they would sort of voice against it, but in fact they are not against it because they have their own private interest in the implementation, in their construction of this gas duct between Russia and Germany. Do you know that they have any private interest in this? I don't know that they have private interests, but let's remember Burisma's gas is shipped across Ukraine and Poland to Germany right now. Yes. So they are obviously have some profit in making sure that trade continues. Yes, dice, non lo so che se abbiano interessi privati in particolare, però ricordiamoci che la Prisma sta gestendo la rete di gasdotto dall'Ucraina in Polonia e quindi può darsi che non siano interessi diretti, ma è chiaro che ci sono degli interessi. Cioè lui dice inevitabilmente quello è un settore che loro conoscono e hanno, diciamo, hanno già messo le mani lì nell'area dell'est Europa. Va bene, torniamo alle questioni americane. Trump ha denunciato più volte di essere stato fregato con le elezioni. La pubblica opinione americana si è convinta del fatto che Biden è un presidente legittimo o ancora sono in tanti a credere che ha rubato le elezioni? We say that Trump essentially claimed that elections have been stolen from him. Do you think that the American people are now convinced that Biden is a legitimate president, or they are still questioning its legitimacy? I think many Americans are questioning the legitimacy of the president, but I don't think that the real scandal is the election. I think the real scandal is that the FBI got a copy of this laptop on the 9th of December 2019. That was before the first impeachment and before the Democratic primaries. And so they betrayed the other Democratic candidates. And remember, FBI agents testified against the president a month after they got the laptop. Io non credo che il vero problema siano state le elezioni fraudolente. Io penso che piuttosto tiro l'attenzione sul fatto che l'FBI ha messo le mani sul laptop di Hunter Biden il 9 dicembre del 19, quindi prima ancora che ci fossero le elezioni, prima ancora delle primarie, e di fatto loro hanno tradito anche i candidati democratici, gli altri candidati democratici, non mettendo in evidenza l'esistenza del contenuto di questo laptop. Ecco. Prego, prego, no, concludi Paolo. L'FBI, un mese, the last thing you said about FBI a month before, you said about the candidate, the primary candidate, and then you concluded by saying that the FBI, you concluded something, Jack, do you remember? Well, people will remember the number two guy at counter-espionage, Peter Strzok. Yeah. Had his eyes bulging and the vein on his forehead. He's almost become a meme.
he testified against the president first impeachment. Sì, scusate, questo ha detto in ultimo, che l'FBI ha testimoniato contro il presidente Trump, e sostanzialmente l'FBI, questo l'ha detto anche in un'altra intervista, ha detto che tutta questa storia del laptop era inventata dalla Russia. Ecco, ma cosa c'è in questo computer di Hunter Biden? Tell us a bit about the content of this laptop by Hunter Biden. The contents are filled with criminal activity, particularly where China is concerned. One thing that your viewers have to understand, every single deal in there, in the background, they are doing it for the benefit of China. Ok, il laptop è pieno di azioni criminali e dovete capire che qualunque business concluso, affare concluso con la Cina, è tutto e sempre a favore della Cina. Quindi diciamo l'apparato profondo degli Stati Uniti d'America, FBI, servizi di sicurezza, stanno coprendo questo personaggio pur avendo le prove del fatto che ha commesso una serie di crimini. So in effect, the whole of the deep state and the security services are indeed covering up Hunter Biden while knowing that he has been involved in a number of criminal activities. This is true. And one more thing that's very important for your viewers to understand. On October 19th, 2020, 2 weeks before the election, two former heads of CIA, Brennan, Panetta, the head of NSA, Hayden, and a former director of National Intelligence, Clapper, and 46 other senior intelligence professionals declared Hunter Biden's laptop a fabrication of the Kremlin, which removed all of it from the news stream 2 weeks before the election. That is deep state interference. Allora, ricordatevi che il 19 ottobre del 2020, cioè 2 settimane prima delle elezioni, cita alcuni personaggi coinvolti nei servizi segreti, Beinisch, Nanal, Clapper e altri 46 ufficiali, diciamo così, dei servizi segreti, hanno tutti garantito che il contenuto di questo laptop era una fabbricazione, un'invenzione pura del Cremlino. Quindi sempre la solita storia dei russi cattivi, sempre i russi ci sono nel mezzo, guarda, è un po' un'ossessione questa. E quindi conclude che il deep state è profondamente coinvolto. A proposito di deep state, si è parlato anche di un coinvolgimento di apparati italiani nel presunto complotto contro Trump, in particolare di Leonardo. È una butade o c'è qualcosa di vero? What's your view about the supposed involvement of an Italian company, or partly owned by Italy, Leonardo, has been involved in manufacturing the election data. Do you think there is something to it, or just a false flag? I have no real opinion on that. That's for someone else to decide. But it's very clear that our intelligence services tried to deflect attention away from Hunter's criminal behavior just prior to an election. Ha detto non ho un'opinione su questo, però quello che è chiaro è che i nostri servizi segreti hanno cercato di depistare subito prima delle elezioni l'attenzione dal scandalo Biden, Hunter Biden, su altro. Ecco, a proposito di strani rapporti fra i servizi segreti americani e quelli italiani, e anche a proposito di strane figure russe, noi ricordiamo che il presidente Trump durante il suo primo mandato è stato messo sulla graticola con il famoso Russiagate, cioè quella presunta collusione fra Trump e Putin, e questa presunta collusione orbitava intorno a una figura, uno strano professore maltese che si chiama Mifsud, che lavorava proprio a Roma alla Link Campus. Conosce questa storia, Maxine? Speaking about the
bizarre relationship between Secret Service or Deep State in USA and Italy, we would like to ask you if you are aware of anything related to the Russian Gate, in particular the involvement of a certain Professor Mifsud, the Maltese Professor Mifsud involved in the Russia Gate. Have you heard anything about that? Well, I remember that Mifsud was in contact with Page and Papadopoulos, and I remember that Mifsud was working with the professor at Cambridge. But I think an important aspect of that is how did we get the former CIA station chief of London, where that operation was run from, how did she become the head of the CIA? How is that possibile? Okay, so mi ricordo che c'erano dei rapporti, si è parlato di rapporti tra Mifsud e Papadopoulos, credo che abbia detto, e poi anche un certo professore di Cambridge, però quello che mi domando è com'è possibile che il precedente, la persona che era precedentemente coinvolta nei servizi segreti nel Regno Unito, sia poi diventata il capo della CIA. Allora, gli domando ancora una volta, did you say the person were involved previously in the UK Secret Service was now the head of the CIA, or did I misunderstand? Gina Haspel, yeah. Was the station chief in London when they ran that operation. I don't know who was advising the president to allow her to become the head of the CIA, but that was a giant error. Sì, Gina Haspel è stato appunto, era la precedente capo di stazione, diciamo, però è stata nominata da Trump, Gina Haspel, come si spiega? E lui dice, non capisco come sia stato possibile, questa è la ultima frase, come sia anche stato possibile. Forse alcuni vecchi neocon dell'ala di Bush condizionavano il primo governo Trump, cioè Trump non è stato completamente libero durante il suo primo mandato. Is it possible that in his first mandate, Trump wasn't completely free to nominate who he thought was appropriate, and he was rather still under the influence of the Bush administration? And part of that, this nomination came out. I think one of the problems with the Trump administration was that they were not prepared to actually clean house when they first got there. I don't think they had the depth to know who to pick in Washington and who not to pick. So there were many holdovers inside the national security apparatus when he arrived, and many of them are still there. By holdover, you mean people who were there, Bush and Obama were there, and they were still being there. That's what you mean by holdover, sort of. Ok, lui dice, io penso che il problema è che Trump, l'amministrazione Trump, non erano pronti a fare una vera pulizia dell'amministrazione, e che si sono trovati molti personaggi ereditati dalle precedenti amministrazioni e non sono stati in grado di costruirli in modo appropriato. Ecco, forse sta dicendo che non erano pronti per fare una rivoluzione non avevano gli strumenti per fare una rivoluzione fino in fondo. Ecco, questa è una chiave di lettura che mi sento di condividere. Parliamo. Sì. Prego, prego Paolo, glielo vuoi dire? No. Essentially, Francesco is summarizing, say, perhaps the Trump administration, they weren't really ready to go all of the way down. He talked about the revolution within the administration, the Washington administration. Maybe they didn't have the tools, the knowledge to really carry out a profound change. Well, remember, Trump was an outsider. He didn't really have a lot of friends in Washington. Many of the long-term employees of the state really didn't like Donald Trump from day one. And that was, I think, proven when he was betrayed by Lieutenant Colonel Vindman on the phone call with Zelensky that led to the first impeachment. That was outrageous. Ricordatevi che Trump era uno di noi, non era un politico. Quando lui è arrivato alla Casa Bianca aveva poche conoscenze e poi anche molte persone che non lo amavano, per esempio il tradimento di un certo Vindman che lo ha incolpato relativamente ad una conversazione con Zelensky, l'inizio del Russia Gate, è stato uno scandalo questo, ce l'hanno tradito, Trump è stato tradito.
Sì, ecco, pure lui all'inizio aveva un buon rapporto con Bannon, Trump, poi invece lo ha allontanato, è stato un errore. Initially, Trump had a good relationship with Bannon, and then he sort of pushed Bannon away. Do you think he took some distance? Do you think that Trump made a mistake when he sort of pushed Bannon away from his immediate entourage? I'm not sure if that's fair. I think that no one man could be responsible for the president's administration. And I don't think that Steve even realized the connection between Gina Haspel and the Papadopoulos and Page operation and the Russiagate. I think that some of these things we see better in the rearview mirror than we see out the front window, if you will, or out the windscreen. Excuse me, did you say Gina Haspel and Papadopoulos? Did you say Papadopoulos? Well, Papadopoulos and Page were part of the operation from Mifsud and the Cambridge professor. And they were both, that whole operation was run out of the London embassy where Gina Haspel was the station chief. And you can't go get a cup of coffee with a target without her knowledge. Allora, lui dice, ma non c'è una persona singola che può essere ritenuta responsabile di quello che è successo poi alla Casa Bianca. E lui dice, io so che Gina Haspel al momento del Russia Gate era la rappresentante CIA nell'ambasciata americana a Londra e lei era legata a Mifsud, ed era legata a Page, ed era legata a Papadopoulos. Sono state tutte persone che sono state in qualche modo coinvolte. Nella Ecco, no, noi questa abbiamo sentito tante volte Papadopoulos e lui racconta di essere, diciamo, di avere conosciuto Mifsud perché gli era stato presentato da una terza persona, ecco, però di essersi trovato, come dire, per caso, insomma, coinvolto in questa vicenda. Allora, volevo chiedere adesso a Jack Maxey di parlare un po' della situazione attuale. Cosa sta succedendo negli Stati Uniti d'America intorno alla questione pandemica? Abbiamo visto Fauci balbettare in Senato di fronte alle domande di Rand Paul. È chiaro ormai, sta venendo fuori lì da voi tutto l'impianto fasullo costruito intorno all'emergenza. Okay, let's go now and let's switch topic and let's talk a bit about the pandemic crisis. We have seen recently Fauci sort of mumbling under the intense questioning, tough questioning of Rand Paul. Do you think that the whole theatrical, the whole theater is somewhat crumbling down? I think so. I think that people have to recognize that this respiratory virus is no different than any other in history. It's going to mutate every year. It's going to essentially be like the annual flu. And Fauci has miscalled this from day one. I mean, now we're finding out that the masks didn't work. No one's laughing at Sweden anymore. No one. And Allora, io penso che sorry, finisci. No, I said nobody is making fun of Sweden anymore. Certo. Io penso che questo è un virus dell'apparato respiratorio, così come ogni altro, e tornerà tutti gli anni, come tornano tutti gli anni i virus influenzali. Fauci ha sbagliato, gli ha dato un nome sbagliato. E adesso, prima tutti prendevano in giro la Svezia, ma adesso nessuno più prende in giro la Svezia. Adesso la Svezia non è considerata. Sì, è un modello perché non ha fatto il lockdown, ma Fauci lo ha fatto apposta, ha sbagliato perché non capisce, oppure è parte di un progetto politico dissimulato? Cioè, Fauci ha mentito volutamente per servire alcuni interessi che ci sono intorno a questa, insomma, intorno a questa emergenza, oppure semplicemente è scarso? Do you think that Fauci has misnamed the virus because he got it wrong, because he didn't know any better? Or do you think he has intentionally misnamed the virus because he had to protect a number of interests around the existence of this virus? Well, for example, the mRNA vaccines were developed with NIH 15 years ago to fight cancer. They were a total failure. But they were only given to people with stage four cancer because they recognized the potential dangers of the RNA
coupling with DNA, and so it should be a last resort. But the members of NIH have a profit interest, because about 15 years ago, they allowed them to participate in the upside for things that they created. So now we're giving an mRNA vaccine to everybody on planet Earth, when 10 years ago, we were only giving it to stage 4 cancer victims with very rigorous controls. What did you say about, excuse me, I missed one word when you said now the NIH has a profit interest, because I missed. Yes, when you are a scientist at NIH and you participate in the development of a treatment or a drug or even a vaccine, they have made it so that these scientists can participate in the profits that come from their scientific efforts. Got it, thank you. Allora ha detto che Fauci 15 anni fa, cioè il National Institute of Health, ha partecipato allo sviluppo delle cure mRNA, che erano cure appunto geniche per affrontare lo stato terminale dei malati oncologici, il quarto stato terminale in questo senso. Mentre al momento queste terapie vengono date, distribuite in modo massiccio. Ora ci sono gli interessi di profitto che hanno i ricercatori che lavorano all'interno del National Institute of Health. Loro, per definizione, quando si sviluppano delle terapie, hanno poi il diritto di avere dei profitti, una parte di profitti derivanti dalla commercializzazione di queste terapie. Ora, 15 anni fa, queste terapie erano riconosciute come terapie pericolose e quindi però venivano somministrate con molta attenzione, ma soltanto a queste gravissime persone malate. Ora invece assiste a ben altro. Ecco, no, sta dicendo una cosa molto importante, sta dicendo questa tecnica innovativa che prima veniva utilizzata per casi estremi, per malati oncologici, ora viene data a gente fondamentalmente sana affinché non sviluppi ipoteticamente una malattia che nel 90% dei casi non dà nessun sintomo o dà sintomi molto lievi. Ecco, è una chiave di lettura molto interessante. Chiudiamo questa nostra intervista parlando un attimo di crisi, tra virgolette, spirituale. Ecco, c'è Biden che dice di essere cattolico, però è osteggiato da gran parte del clero statunitense. In compenso sembra piacere molto a Papa Francesco, eppure è favorevole all'aborto fino al nono mese. Cosa ha di cattolico Hunter Biden, Joe Biden? Let's now talk a bit about the so-called spiritual crisis. Why President Biden declares himself to be Catholic, we think that in fact is not really very well viewed by the clergy in the United States, and he's been expressed his approval of abortion even at the ninth month. It looks like he gets along with the current Pope, but what do you think about Biden is declaring himself as Catholic? In what sense Biden is a Catholic? Well, let's remember the Pope declares himself a Catholic as well. Ricordiamoci anche il Papa si è definito cattolico. Insomma, quindi se lo è lui, questo forse è il primo Papa ateo della storia del mondo. Maybe this is the first atheist Pope of the history of Christianity. Well, you know, they used to have a joke that went, is the Pope Catholic? And of course the answer was yes. Now we're not urban. That joke anymore. Esatto. Una volta c'era uno scherzo che diceva ma il Papa è cattolico, e adesso questo non è più uno scherzo, è una bazzaglia. Sì. Ma come se ne può uscire, Jack, da questa situazione? Cioè, sei d'accordo con noi che è una guerra prima spirituale che politica? E se sì, dove possiamo trovare noi le energie per reagire, rispondere di fronte ad un potere che comunque occupa il potere profondo, occupa i servizi segreti, controlla la finanza nazionale e internazionale, controlla i mezzi di informazione, probabilmente controlla e crea anche mafie e terrorismi vari nel mondo? Come possiamo fare, secondo te, per resistere di fronte a questo tipo di potere? If this is really more of a spiritual crisis, how can we possibly
get out of this? How can we respond to the threat posed by this power, deep state power, you know, a power that touches upon all areas of societies, you know, from civil service to finances to civil rights? All aspects of our life are touched by this deep power. How do we get out of this? How do we find the energy and the strength to get out of this? I think it's very important to remember that both Joe Biden and Pope Francis betrayed their country and their church to the communist Chinese. Let's remember, they both have profited from China. They both are deeply connected to Chairman Xi. They both have plenty of secret deals between themselves and China. We still don't know what the deal is between the Pope and China, but we do know that all of the bishops have been replaced by, for the most case, they take a guy from military intelligence and they turn him into a bishop. Oh. And we have to ask, how much money was the communist government of China giving to the papacy over the last decade? I'm going to guess it's billions and billions and billions of dollars. And as people of faith, we have to remember the Son of God was betrayed for 30 pieces of silver. What has the church done to betray the faithful? What has Joe Biden done to betray patriotic Americans and the West? Dobbiamo ricordarci che Joe Biden e Papa Francesco hanno rispettivamente tradito la Chiesa e la propria nazione e si sono venduti alla Cina, sostanzialmente hanno tratto profitti da tessere affari con la Cina e in particolare sappiamo che questo attuale Papa ha praticamente dismesso tutta l'alto clero vaticano e hanno al loro posto preso, sembra, dei personaggi che vengono dai servizi segreti militari. Sappiamo che la Cina ha dato probabilmente miliardi in questi mesi e in questi anni, scusate, al Vaticano, li ha finanziati per miliardi e sappiamo poi che Gesù è stato venduto per 30 pezzi di argento. Allora, per quanto hanno voluto sia Biden che il Papa per poter vendere il loro paese. Ecco, bisognerebbe vedere com'è il cambio tra i 30 pezzi d'argento con cosa c'è in Cina, lo yuan forse, bisogna capire il cambio quant'è, ecco, poi lo controlleremo dopo. The currency. We need to check the currency exchange between the silver pieces and the currency in China and see how much that would come to. Well, the irony is what an ounce of silver is worth 20 euros. Right, so 30 of them would be 600 euros. That's not very much money. Christ was quite humble when he allowed himself to be betrayed for that amount of money. I think it was to keep us all humble. But we have been betrayed by the church for billions of dollars. We have been betrayed by the elites in the West, where China is concerned, by billions, trillions of dollars are at risk here concerning the relationship with China. Ha detto che Gesù è stato, se noi consideriamo che la moneta d'argento, un'oncia, equivale a 20 euro, Gesù è stato molto modesto perché è stato venduto solo per 600 euro. Insomma, mentre, alla fine Giuda era un signore rispetto a quelli di oggi. Era un gentleman Giuda rispetto a quelli di oggi. Va bene, ok. Quindi insomma dice che mentre al momento sia Papa Francesco, che il Presidente hanno venduto alle loro cause per miliardi, stramiliardi di ecco, sarà, è per questo che non ha voluto accogliere il Cardinale Zen, Papa Francesco, che andava a chiedere alla gerarchia vaticana di non stringere i rapporti con Pechino. Is that the reason why you think the current Pope did not want to meet the Cardinal Zen, who was asking the Pope not really to establish closer tie with China? Because do you know about 100%? Clear. And I've heard Cardinal Zen from his own mouth describe the betrayal, and I think that what everybody has to understand, look at how weak and cowardly the church has been just through the pandemic. I was shocked last spring during the crisis in Italy
when the Pope told the priests of Italy that they should not feel obligated to give last rites to somebody dying from COVID-19, I would imagine that would be one of the sole reasons that you would become a priest, so that you could put your life at risk to get people to heaven. Il cardinale Zen ha descritto con le sue stesse parole il tradimento della Chiesa, e io sono stato scioccato lo scorso anno quando ho visto che il Papa ha sostanzialmente detto ai preti di non sentirsi obbligati a dare l'estrema unzione alle persone che stavano perdendo la vita per il Covid, alle persone che stavano morendo. Mi pare che questa dovrebbe essere la missione più importante di un prete. Ecco, in uno che crede nell'aldilà sì, diciamo, magari in un altro, ecco, negli altri no. Va bene, faccio l'ultima domanda e poi saluto e ringrazio Jack Maxey per essere stati con noi. Ecco, c'è una grande lotta all'interno della Chiesa Cattolica fra chi vuole evidentemente diluire, sciogliere il cristianesimo dentro un'unica religione dell'indistinto, un'unica religione che affratella tutti, diciamo, nel nome di un ecumenismo spinto, e poi c'è chi invece, come Monsignor Viganò, sta cercando di difendere la fede autentica. È quello il livello più importante, prima che politico, è quello il livello più importante che determinerà i futuri assetti del mondo? At the moment there is a sort of struggle within the Catholic community church between, on the one hand, the current Pope wanting to essentially dissolve the uniqueness of Catholicism and sort of melt it all down into a unique big major ecumenic umbrella, and on the other hand, Monsignor Viganò, who wants to defend the uniqueness of Catholicism. Do you think that before any political struggle, this is the first and most important struggle that we have to fight? Well, I think that the Catholic faithful should continue in their faith. I think that they should seek the guidance of the Virgin Mother as much as they can. I say the rosary constantly. And I think that one of the saddest things that we're watching here is the fear everywhere across the world. And I always say that fear is the opposite of faith. If we believe the promise that was given to us on that cross, then why should we be afraid of anything? Sì, io dico che dobbiamo continuare a cercare la guida della Vergine Maria. Io dico rosario tutti i giorni e io dico che la cosa più triste in questo momento è la paura. La paura, chi ha paura non ha fede. Perché dovremmo aver paura se abbiamo fede, quando noi abbiamo avuto la promessa di una vita eterna, di una vita ultraterrestre? Qui dobbiamo credere. Grazie a Jack Max, è stato un vero piacere averlo con noi e speriamo che torni presto. It has been a great pleasure and we hope to have you back soon. I would like that very much. Thank you so much. God bless you. Mi piacerebbe moltissimo, vi ringrazio molto e Dio vi benedica. Ecco, anche lui piace a noi, almeno quanto noi piacciamo a lui. Perfetto. Ok, thank you, bye bye. Grazie, grazie. Ciao. Io vorrei solo scusarmi la parte iniziale e domando al nostro pubblico un po' di pazienza, cercherò di rivedere al più presto la parte iniziale dell'intervista e di fill in the gap, di mettere i punti dove non ho capito. Mi scuso, ma purtroppo... Paola, non preoccuparti, insomma il pubblico ti apprezza e per la tua genuinità, per la tua spontaneità, per la tua capacità di fare sintesi, ha imparato a conoscerti in questi mesi, ormai in un anno di lavoro, e come potrai leggere da sola nei commenti, sei sempre stata apprezzata e insomma anche acclamata dal nostro numeroso pubblico, per cui grazie a te per il lavoro che fai sempre, diciamo, per amore della causa comune. Grazie a voi ancora per l'onore, grazie. Well, I just apologized because I think we're offline. Cari amici, okay. Di Visione TV, si conclude qui questo nostro appuntamento dal sapore internazionale. Vi ricordo che Visione TV fa tutto questo soltanto grazie alla vostra generosità e al vostro aiuto. Non riceviamo finanziamenti da nessuno, tranne che da quelli che vogliono difendere, proteggere e far crescere questa nostra esperienza. Potete aiutarci ai numeri che la regia ha mandato in sovrimpressione, o in alternativa o in aggiunta potete abbonarvi sul nostro sito www.visionetv.it. Grazie, alla prossima.